La meditazione della tradizione indiana, da cui poi Siddhartha, il Buddha, prende le mosse, non è una riflessione insistita su un oggetto. Noi abbiamo in mente un po' anche il modello occidentale cartesiano, in cui meditazione significa riflettere razionalmente, argomentando, costruendo proposizioni. Dhyana, che nel diciamo lingua o dialetto pali cui parlava il Buddha è Jhana. Il pali sta al sanscrito un po' come l'aramaico sta all'ebraico, è la lingua parlata. Diventa nella lettura cinese Channa. Quindi è una trasliterazione fonetica in questo caso. Channa, che in giapponese viene letto Zen, no, poi Na cade, non si sente più, e rimane Zen. E molto spesso noi appunto traduciamo con meditazione, non è totalmente sbagliato, anche se non è nemmeno totalmente esatto, preciso. Forse più precisamente potremmo definirla, chiamarla in cinese Chan Ting, in giapponese Zen Jo, cioè pratica dello Zen, pratica Zen, è un certo tipo di atteggiamento di apertura. Abbiamo visto prima che c'era questa mattina, un sedersi semplicemente, è una semplicità anche qui non immediata, una semplicità che, questa è anche una idea che nella educazione giapponese spesso permea tutte le discipline. La semplicità è un dono che accade, ma che in un certo senso c'è da prima, ma si scopre dopo. Il maestro diventa semplice. Non è semplice, noi siamo semplici da bambini e poi piano piano dobbiamo costruirci fino a diventare saggi, esperti, bravi. Non è un accumulo, è una sottrazione per certi versi. Si impara a diventare semplici. È una purificazione continua. Questa semplicità, appunto, che è anche una intenzione, non è semplicità nel senso che è facile o che non ha nulla da dire, è una semplicità proprio nel senso che contiene in una dimensione di estrema purezza un insieme di pratiche che la tradizione indiana aveva anche elaborato molto, ma è come se fosse la decantazione estrema. È come un lago che prima è torbido perché è agitato e piano piano però si quieta e lascia depositare sul fondo. Ecco, questo tipo di semplicità è lo Zen. Bisogna lasciar adagiare sul fondo. Quindi la pratica Zen, che però non è una tecnica. In giapponese la tecnica si scrive tra vari modi. Jutsu, Kenjutsu è la tecnica della spada, Jujutsu l'arte, la tecnica della cedevolezza, le arti marziali giapponesi sono jutsu, ma lo Zen non è un jutsu, non è una tecnica, uno strumento che mi serve per ottenere uno scopo, è esso stesso pratica di vita. Così come la vita non è una tecnica che mi serve per qualcos'altro, ma la vita è qualcosa che si dà, che si offre, che ricevo e che trasmetto, in cui sono. Come dicevo prima, per la verità, io non possiedo la vita, ma nessuno posseduto in qualche misura. Sono all'interno di un flusso che nella tradizione cristiana è chiamato vita eterna, con una grande intuizione, intelligenza, cioè questa vita che si dà, che si produce, che fluisce, che si incarna di volta in volta in ciascuno di noi. La pratica Zen è qualcosa che di volta in volta accade, ogni volta non solo che io mi siedo, quella è una dimensione particolare, se vogliamo, di una pratica che però è universale, sia perché è rivolta a tutti, sia perché la pratica accade universalmente, nel senso che c'è anche quando io spazzo le foglie del giardino, preparo da mangiare, mi lavo le mani. Questa è l'idea
della respirazione, dal macrocosmo al microcosmo, dalla particolarità, perché ciascuno di noi è anche particolare, non siamo infiniti nel corpo, nel tempo e nello spazio, ma al tempo stesso, nella nostra contingenza, nella nostra singolarità, siamo in relazione con il tutto. Uno dei sutra buddhisti, il sutra della Ghirlanda, che parla di una rete infinita. Noi tendiamo a isolare gli oggetti, a pensare che siano cose distinte le une dalle altre, e in realtà il buddismo ci insegna a, come dire, acuire la nostra capacità percettiva e a vedere questi oggetti come il portato, la risultante di una rete infinita. O la stessa cosa, i nodi della rete. Noi tendiamo a pensare che ci siano delle cose, questo pennarello, io, il mio corpo, questa lavagna, distinte, che poi eventualmente entrano in relazione. Invece le cose sono in quanto relazione. I nodi della rete ci sono perché c'è una rete, ma la rete c'è grazie ai nodi che la fanno essere rete. Mi piace questa metafora anche perché, a differenza di un'altra possibile metafora, quella della catena, anche la catena esiste perché ci sono gli anelli. L'anello della catena è anello in virtù della catena di cui è anello, e non c'è catena senza anelli. Però la differenza tra queste due metafore è che se io qui rompo un anello, rompo tutta la catena, mentre se qui si sfalda un nodo o si sfilaccia o si rompe un filo, la rete ancora tiene insieme. E la rete la dobbiamo pensare come un continuo farsi e disfarsi di nodi. Non è qualcosa che sta, ma è qualcosa che si fa continuamente. La grande intuizione all'origine di tutto il buddismo è quella della anatta, insostanzialità, e aniccia, impermanenza. Insostanzialità non significa che le cose non sono, non ci sono, ma significa che non sono se non in relazione. Io ci sono perché ci sono dei genitori che mi hanno fatto nascere, che a loro volta sono nati da altri. Ci sono perché mi nutro di cose che mi fanno essere, perché respiro un'aria che mi dà vita, perché indosso degli abiti, perché le mie cellule costantemente si nutrono, nascono e muoiono, perché ci sono amici che mi danno un'identità, perché ci sono persone con cui parlo, e ci sono perché c'è questo pennarello che mi permette di esprimermi, e questo pennarello a sua volta è in relazione con la mia mano, con la mente che l'ha pensato, con i componenti che lo costituiscono. Ecco, questa rete, questa pratica è Zen. Non è che da un lato ci sia quel momento staccato dalla vita che è il sedersi, Zazen. Zazen è appunto pratica dello Zen seduto. Questo è un carattere che dice Za, il sedersi, due omini sulla terra. Anche qui questo. Qua sotto. Sì. Quindi Zazen. Zen seduto, molto spesso quando si produce meditazione seduta, ma questa idea del sedersi non è una parte slegata dal resto. Può essere una via di accesso alla vita nella sua interezza. Ma se io, quando faccio Zazen, penso di meditare e poi tutto il resto della vita la vivo in un altro modo, allora non sto neanche facendo veramente Zazen. Se io penso di essere in contatto, in dialogo con ciò che chiamo Dio quando prego, e il resto della vita faccio tutte le mie cose come prima, allora anche la preghiera perde in un certo senso della sua dimensione vitale. Anche se qui di nuovo, poi lo rivedremo con Eckhart, c'è anche questo, cioè posso anche accettare di riconoscere la mia difficoltà a tenere insieme queste cose. Allora, in che senso Dogen parla di Fukan Zazengi? Io qui traggo dall'indicazione di Giso Forzani anche la lettura dei caratteri. Fukan, primi due. Fu indica
l'ampiezza, la generalità, qualcosa che è comune, qualcosa che è largo, che si distende. Un aggettivo giapponese futsu è appunto ampio, generale, comune. Kan è incoraggiamento, secondo carattere, invito, stimolo, raccomandazione, consiglio volendo anche, qualcosa che si invita. Al tempo stesso si consiglia e si raccomanda, ma come dire, non è solo qualcosa che da me va a qualcun altro, ma è un invito nel senso che anche è un accettare, è un ricevere. Io invito qualcuno quando lo chiamo verso di me e mi dispongo ad accoglierlo. Lo zazen è qualcosa che si consiglia, per così dire, che si propone, ma è anche qualcosa che invita, è anche un luogo che accoglie chi lo pratica. Quindi c'è questo doppio movimento in Fukan. Gi, forma, principio, modello, rito, è un carattere che per certi versi già di per sé allude a una forma di accesso, è ciò che permette di accedere a qualcosa d'altro, una porta che si apre ad una, in questo caso ad una pratica, allo zazen. Quindi lo lasciamo non tradotto, ma potremmo tradurre la forma, il gi, la pratica, il modello dello zazen, che è invito aperto a tutti, che è invito universale, Fukan. Oppure, in maniera non sbagliata per certi versi, tecnicamente appropriata, forse un po' meno ampia, come traduce Aldo Tollini, più filologicamente vicina ai caratteri giapponesi, principi dello zazen consigliati a tutti. C'è sempre questa idea di consiglio, di invito, ma non è un consiglio... No, non è consiglio. Se non ci fosse questo qua davanti, uomo è principio, ma con uomo diventa rito, ossia è il principio per la convenienza umana, il signorama. Sì, sì. Quindi non è l'idea, è il principio però dentro la convenienza umana, quindi diventa rito, cerimonia, un modo di fare. Ghi. Sì, sì. Invece senza questo qua è principio, allora ghi, la giustizia. Sì, infatti in cinese si legge Yi ed è una delle cinque virtù confuciane principali, senza la parte di sinistra, che è una specie di Yi, che è il carattere di uomo, di essere umano. Questo Gi appunto è forma, modello. Modello, sì. Però appunto Fukan è ciò che è consigliato, è ciò che si invita. Quindi qui c'è già l'accortezza, se vogliamo, della lingua, del linguaggio di Dogen, perché da un lato può essere preso questo titolo come il titolo di un piccolo manuale, di un piccolo vademecum, di un prontuario. Vi invito a questa pratica e vi indico quali sono i principi di base per poterla attuare bene, perché si può fare zazen facendolo male, senza avere chiari quelli che sono i caratteri posturali e l'atteggiamento, ma al tempo stesso è già un termine, come dire, filosoficamente pregnante, rilevante. Non è semplicemente un adesso vi dico come ci si siede e basta, ma è vi rendo conto del fatto che lo zazen è una forma di invito aperto a tutti e che apre verso l'universale. Non è semplicemente rivolto a tutti gli esseri umani, è questo, ma è anche è una forma che permette un accesso alla dimensione universale, a una dimensione non soltanto contingente, dal qui ed ora, dalla contingenza, apre alla universalità o alla trascendenza. La forma del corpo da cui si parte è fondamentale, e questo è anche uno dei tratti decisivi dell'esperienza religiosa e filosofica insieme del mondo dell'Asia orientale.